È il SUV per definizione, Porsche Cayenne, e guardatelo bene, non vi capiterà spesso di vederlo così sporco. Noi l'abbiamo buttato infatti nello sterrato e vedrete poi come è andata. Intanto qui abbiamo la versione sportiva di Cayenne, la GTS, lungo 4,85 m, largo 1,95 m, alto 1,69 m, tipico disegno della parte anteriore dove trionfano i LED, mi piacciono moltissimo i punti luce delle luci diurne. In taglio laterale invece vedete i cerchi da 21 con spalla risicata, cerchi bellissimi e purtroppo sporchi. Manca l'ingresso keyless sulla nostra versione, non manca però che cosa? La solita comodità che troviamo a bordo. Bellissimi, particolarmente belli gli interni, c'è tanto velluto, tanta alcantara anche sulla seduta. Abbiamo la possibilità ovviamente di settare elettricamente tutto quello che ci interessa per quanto riguarda il sedile del driver e abbiamo due posizioni di memorizzazione. Il volante invece è impostabile manualmente in altezza e ovviamente anche in profondità. Ho tutto sotto controllo, davvero questa non è una vettura sulla quale vale tanto la pena spiegare quanto io sia comodo, perché ci sto appunto comodo. Non soltanto davanti ma anche dietro. Noi abbiamo abbassato il portabicchieri in modo tale da caricare un pochino di champagnino alla bisogna. Tanta comodità con il sedile davanti impostato sull'altezza di Andrea. Possibilità di gestire tra l'altro in maniera sdoppiata i flussi dell'aria condizionata o del riscaldamento a seconda. Dentro si respira veramente tanto lusso, come è normale su Porsche Cayenne, che al posteriore ci offre in versione GTS i quattro scarichi e l'apertura elettrica del bagagliaio, che non impiega moltissimo tempo per aprirsi e che svela un bagagliaio capace di tenere fino a 1728 litri a sedili abbattuti, ma anche non abbattuti, vedete quanto spazio ci sia. C'è una presa da 12 volt. C'è la possibilità di alzare e abbassare per avere un'altezza di carico più consona e c'è la possibilità di fare i tamarri grazie al subwoofer Bose. Possibilità di chiudere sempre elettricamente, ma non di chiudere anche le serrature. Questo forse perché non c'è l'ingresso keyless. Poco male, useremo sempre la chiave e useremo soprattutto questo Porsche Cayenne GTS anche in fuoristrada insieme ad Andrea. Oggi siamo al volante di un Cayennone, il GTS, una versione sportivissima, non la più sportiva perché poi abbiamo la turbo, ma qua abbiamo il 6 cilindri biturbo, 3.600, 440 cavalli, addirittura 600 Nm di coppia già a 1.600 giri, quindi in basso, prestazioni neanche a parlarne, eccezionali. Vi parlo un attimo del cambio, che non è il PDK ma è il Tiptronic, che si comporta in maniera molto diversa in base a come è settata la vettura. In comfort è forse un po' lentino, Luca, anche la gestione dell'acceleratore, il kickdown non è proprio velocissimo, però è un pregio, come dicevamo prima di iniziare la prova, può essere un pregio perché con una vettura di questa stazza premiare il comfort diventa il valore forse più interessante. Anche perché se schiacciamo il mitico pulsantino Sport o addirittura Sport Plus, la vettura si abbassa grazie alle sospensioni PASM. La cambiata, sentite come scala e mantiene un regime più alto, e qua l'acceleratore e la cambiata è fulminea, quindi diventa veramente un'altra vettura. Ma rimettiamo in comfort, tra l'altro ci sono gli scarichi sportivi di serie, un pulsantino che consente di fare più rumore con questo Cayenne. Il volante secondo me è bellissimo e tra l'altro secondo me i comandi Porsche sono i migliori, perché ci sono solo tre pulsanti da una parte e tre dall'altra, con rotellina multifunzione veramente eccezionale. Insomma, non sei d'accordo? Non sono d'accordo, non riesco, come sempre non riesco a cambiare le tracce quando faccio streaming Bluetooth, devo sempre utilizzare questi cavolo di comandini. Allora, qua i tedeschi hanno sempre questa criticità, hai ragione Luca, una macchina da 115.000 euro? Su questo ti do ragione. Allora, parlo del volante, che comunque è bello diretto, quando si mette in sport diventa anche bello rigido, molto preciso. È una vettura che pesa tanto, quindi quando parliamo di sportività è comunque tra virgolette rapportata, certo, al tipo di vettura, che comunque si comporta bene anche se la vogliamo tirare un attimo. Abbiamo le palette dietro al volante per cambiare, che girano insieme al volante. Quando mettiamo in Sport Plus il cambio è veramente molto molto veloce e reattivo. Direi di metterci in Sport Plus perché stiamo per appropinquarci alla rotatoria. Ok, l'abbiamo messo, ci inseriamo con una bella freccia. Ovviamente abbiamo le quattro ruote motrici permanenti. Ok, siamo in rotatoria. Non riusciamo a mettere giù tutto il gas, sì che riusciamo, non c'è nessuno davanti, giù tutto l'acceleratore.
Allora, non ho messo il cambio in manuale, l'ho lasciato in automatico, quindi a 7000 giri ha cambiato. Calcio nella schiena a 7000 giri, perché abbiamo sentito proprio la cambiata. E adesso metto tutto in comfort, tolgo lo Sport Plus e la vettura cambia completamente, diventa anche molto silenziosa. Luca, siamo, non arriviamo a 70 dB, massimo 66 dB. 66 al massimo, che è veramente silenziosissima, sotto gli ultimi riferimenti. E tra l'altro molto molto confortevole, quando in comfort le sospensioni assorbono benissimo. Luca, io ho trovato i sedili a regolazione elettrica con due memorie, molto comode e molto bella l'alcantara. Sì, due posizioni regolabili per quanto riguarda il sedile di guida, tutte le impostazioni sono elettriche. Sul sedile, scusatemi, del passeggero io invece non ho particolari regolazioni, se non quelle base elettriche. Sì, non ci sono quelle lombari dei fianchetti, ci potevano stare. Però devo dire che ho parlato poco perché mi sto quasi per addormentare, perché è talmente comodo questo Porsche Cayenne che ti invoglia quasi ad addormentare. Luca, ti sveglio subito perché questo è anche un fuoristrada e lo buttiamo in fuoristrada. C'è qua la levetta. E allora selezioniamo off-road e la vettura si alza, vedete qua, si sta alzando e ce lo dice. Io lo alzerei ancora un po'. La alziamo ancora un po' perché qua i solchi sono alti, allora la mettiamo alla massima altezza. Off-road estremo. Ma off-road ti dirò di più, perché possiamo anche, e tra l'altro quando mettiamo in off-road il numero di giri si alza, la vettura rimane sempre un pochino accelerata, possiamo anche attivare i blocchi dei ponti, blocco longitudinale e anche il blocco trasversale, quindi bloccaggio del posteriore e bloccaggio del centrale, in modo da limitare lo slittamento delle quattro ruote. Così, secondo me, con gli pneumatici da neve possiamo andare dappertutto. Sì, nonostante la spalla sia non altissima su questo tipo di pneumatico, sporcheremo in maniera indecente i fantastici cerchi. Sì, sono sempre restio a buttare una vettura da 115.000 euro nel fango, però visto che le credenziali ci sono è giusto farlo. E soprattutto non è nostra. E soprattutto forse tu ci andresti qua nel fango. Ma non uscirei mai dalla città, ma forse neanche dal box. C'è anche un po' di letame, Luca. C'è anche un po' di letame, non facciamoci mancare però, niente. Però. Ci aiuta, devo dire, anche la telecamera a 360 gradi che riprende davanti a bassissime velocità sull'off-road estremo, ci dà dei consigli perché noi, ovviamente, complice la struttura della macchina e il design, non vediamo esattamente quello che c'è in basso davanti. Con questa telecamera invece è perfetto. E poi tra l'altro possiamo cambiare le visuali, vedete? Possiamo vedere così, possiamo attivare dei sensori, possiamo vedere meglio davanti, possiamo vedere meglio dietro, oppure attivare il 360 così su tutto il display. Luca, sta andando benissimo. Tra l'altro, se io mollo tutto, non tocco niente, ha una velocità giusta per l'off-road. Esatto. E adesso stiamo entrando in una pozzanghera veramente altissima, ma l'abbiamo alzata tutta da terra e sai non cosa ha mi piace, nessun Andrea? Tipo di problema. Il doppio maniglione. Il doppio maniglione dove ti tieni il veramente bene. Abbiamo in discesa anche l'ausilio per la discesa controllata con una frenata che avviene automaticamente in discesa. Sono in senso di parcheggio perché c'è erba alta e allora li disattiviamo. Noi abbiamo i bloccaggi dei differenziali attivi e lo sentiamo perché quando ho fatto la curva stretta si sente che le gomme dietro, girando insieme, non avendo differenziale, avendo differenziale bloccato, stridono un pochino e quindi è segno che sta lavorando e sta lavorando bene. Magari l'uscita la facciamo a una velocità un pochino più elevata per valutare anche il comfort in fuoristrada. E poi per sporcarla anche un po' questo Cayenne, poi facciamo un po' di foto, perché sai, fa un po' radical chic andare al ristorante stellato, stasera al ristorante stellato, con la macchina che puzza di letame. Ci sta, Luca, ci sta, non mi fanno parcheggiare. Non ti fanno parcheggiare, a parte che non è che ci siano tanti valletti che ti parcheggiano la macchina in Italia, più gli States. È vero, vabbè, nulla da dire, l'anima da fuoristrada ce l'ha. L'anima da fuoristrada la mantiene, sì. Non sì. Pensavo, quasi potrei rivedere la mia posizione di buttare nel letame appunto una vettura da 115.000 euro. No, allora, non lo farei. Ritogliamo tutti i blocchi, è entrato tra l'altro lo start and stop, che entra sempre. Si è disattivato l'off-road mode, la abbassiamo, assetto normale selezionato e torniamo su asfalto. Consueto disegno per quanto riguarda la plancia di Porsche Cayenne, sembra di salire a bordo di qualcosa che abbiamo già visto, ma già visto è quel bel film che ti piace rivedere ogni tanto. Secondo me è un pochino troppi pulsanti sulla plancia, anche se preferisco avere i pulsanti rispetto a un touchscreen che poi si fa fatica ad andare a cercare il comando giusto. Almeno qui hai sempre sotto mano la cosa che devi trovare, non devi andare a fare la ricerca con la lente di ingrandimento su un infotainment che magari corre il rischio di non essere particolarmente nuovo e particolarmente intuitivo. Sì, infatti sul 911 che avevamo provato c'era già l'infotainment nuovo, questa invece è la versione precedente.
con meno opzioni funziona comunque abbastanza bene. Invece il climatizzatore secondo me mantiene le ventole sempre un po' troppo alte, ma ne parliamo dopo, perché direi di mettere in Sport Plus, mettere in manuale e appropinquarci alla prova di accelerazione. Tra l'altro in Sport Plus non entra lo start and stop. Io mi attacco perché questo Cayenne GTS accelera da 0 a 100 in 5 secondi e 1 per una velocità massima di 262 km/h. Pronto? Vai. Vado. Beh, direi che siamo arrivati alla velocità standard molto velocemente. Non cambia le marce automaticamente. Allora, in frenata devo dire che le 2,5 tonnellate quasi e mezza un po' si sentono, nel senso non che siamo andati lunghi, ma veramente abbiamo anche gli pneumatici, oltre che invernali, anche un po' sporchi. Togliamo lo Sport Plus, rimettiamo tutto in comfort, i dossi, li sentite? Quali dossi? Quali bravo. Dossi? Sforzo il pedale del freno, però ho dovuto schiacciare parecchio ottenere tutta la potenza frenante, va bene. Io devo dire che sul lato passeggero invece, allora, in accelerazione mi sono sentito come quando provi lo sci d'acqua per la prima volta, no? Sai che proprio sei tirato in maniera pazzesca. Invece in frenata veramente avrei potuto bere una tazzina di tè. Invece critica sui sistemi di sicurezza attivi, perché l'assistente di corsia è solamente acustico, quindi esatto, non è attivo sul volante, non abbiamo il cruise control adattivo, ci sono tutti questi sistemi ma sono optional. Strano. E ci sono però sugli specchietti c'è la protezione LED dell'angolo cieco. Esatto. Che sono posizionati non in un posto insolito per Porsche, perché li abbiamo già visti, in un posto insolito in generale, perché sono all'interno della calotta dello specchietto retrovisore, quindi nella parte che viene proiettata verso il finestrino. Si vede abbastanza spesso, ma devi sapere dove andare a guardare. Diciamoci la verità. È vero. Se non lo sai la prima volta ti rimane un attimo spiazzato. Tantissimi gli indicatori che ho davanti ai miei occhi, con il solito indicatore che secondo me è geniale, LCD lì sulla destra, che ci fa vedere la mappa, ci fa vedere le informazioni sul telefono, l'itinerario, ci fa vedere la pressione degli pneumatici, ci fa vedere lo Sport Chrono, perché sulla nostra vettura abbiamo il pacchetto Sport Chrono. Che cos'è il pacchetto Sport Chrono? Prima di tutto c'è quell'orologio e poi la possibilità, se io accelero, se c'è dentro una macchina. Non l'avevo visto, è la prima volta che è verde, è per questo che non l'avevo visto, è giallo, esatto. Passiamo col giallo, esatto, fantastico, per la prima volta. Stavo dicendo, se attivo lo Sport Chrono, cosa succede? Si attiva il GPS, mi traccia, mi mappa il tracciato e mi dà i tempi sul giro nel caso andassi tra i cordoli con questo Cayenne, che secondo me si può fare perché l'anima sportiva ce l'ha. Allora, mettiamo il manuale, abbassiamo, mettiamoci in terza, mettiamoci a 40 km/h, siamo sulla parte più pendente, giù tutto l'acceleratore, vabbè, ma che ce la faccio a fare? 600 Nm di coppia abbiamo, Luca. Esatto, non ci siamo potuti fermare al semaforo perché era verde, però avete già intuito la presenza di uno start and stop che entra sempre con una piccola pecca? No, secondo me è una grande pecca, bravo Luca che me l'hai ricordato, perché questo cambio con questo start and stop secondo me fanno a pugni in città. Io ho fatto tanta città con questo Cayenne, quando ci si ferma dentro lo start and stop dà uno strattoncino, quindi a ogni semaforo boom, 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 boom. Dopo un po' di semafori mia moglie aveva la nausea. Quello è sempre un problema sulle vetture alte per le nostre consorti. Invece per quanto riguarda la retrocamera, non è soltanto una retrocamera, ma è una vera e propria telecamera che abbiamo già visto anche prima in off-road. Consuma, a 360 gradi. Questa macchina? Consuma, allora, in città più che altro ci consente di percorrere 7 km con un litro, tom, boom, boom, e l'altro, che diventano 9,5 km intorno al limite autostradale, salgono di poco sopra i 10, quindi arriviamo a 11 qualche volta, intorno ai 110 orari. Non bassissimi, però neanche altissimi per il genere di vettura. Tra l'altro, un'altra critica, i finestrini posteriori si abbassano solo fino a metà, non si abbassano tutti, quindi per chi sta dietro e vuole godere un po' di arietta un po' fatica. Da fuori a me piace molto, però, caro Andrea. Vabbè, da fuori è un po' tamarra, eh. Per quello mi piace molto. A me piacciono tantissimi fari davanti a LED con quei quattro puntini, tra l'altro adattivi, si adattano molto bene alla strada, optional ovviamente anche quelli, anche i LED sono optional, però fanno veramente tanta luce. Però le pinze dei freni, pneumatici, i cerchi da 21, gli pneumatici con la spalla così però bassa. Però Luca, ti dico la verità, io che sono porscista e amo le Porsche, questo Cayenne non lo comprerei mai, perché il Cayenne lo vedo più non così sportivo, più da turismo, o comprare la versione ibrida o addirittura il diesel o una S normale.
caratterizzato così in maniera sportiva perché sì, è vero, è veloce, sì, è vero, la cambiate veloce, sì, è vero, da calcino alla schiena, però pesa comunque tanto, non è il 911, ha un carattere sportivo, sempre filtrato da questo ma, insomma, troppi ma. Il Cayenne lo vedo un pochino più tranquillone, tra virgolette. Secondo me invece è giusto andare a inserire una variabile così sportiva per mantenere il DNA di Porsche, anche su una vettura che in teoria ti spingerebbe, almeno guardandola da fuori, ad andare non sempre a tavoletta. Tra l'altro, una vettura che parte nel nostro caso da 105.000 euro e tocca con tutti gli optional dei quali vi abbiamo parlato, e avremmo potuto aggiungerne più del triplo, infinita degli, esatto, optional, a 115.000 euro, come abbiamo già detto più di una volta. Adesso siete prezzata al 50% dopo tutto questo fango che gli abbiamo spruzzato addosso. Ah, se la volete vendere a 50, dai, un 70% di sconto possiamo anche pensare. Possiamo anche pensare. Gara Porsche. Allora, commentate su automoto.it, su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima infangata. Ciao.